Matteo Losa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole, Matteo Losa, con questo libro molto bello. Diciamocelo subito, molto bello cominciare dalla Grazie. copertina, perché ci vuole un libro che ha un colore giallo che ti carica veramente di una bella energia. E il titolo di questo libro è Piccole fiabe per grandi guerrieri. L'autore di questo libro è Matteo Losa, che è insieme con noi e con dei disegni, tra l'altro, anche molto belli. E vogliamo subito dire di chi sono i disegni, Matteo? Sì, Javier Perez, che è un artista sudamericano con cui ho avuto il piacere di collaborare e fa delle, come hai detto tu, delle cose pazzesche, mixando fotografia e illustrazione, che è anche un po' il genere che faccio io a diversi livelli, che sono anche fotografo tra le altre cose, quindi è stato bellissimo. Qual è l'ultima fotografia che hai fatto, Matteo Losa? Ma io faccio ritratti artistici, molto pop art. Adesso sto lavorando su degli stencil perché voglio iniziare anche questa carriera da graffitaro con degli amici e non vedo l'ora di cominciare sotto Natale perché sarà una bomba assolutamente. E te lo auguriamo sicuramente che sia una bella cosa. A proposito di illustrazione di Javier Perez, quella di copertina è disegnato su un fondo giallo veramente molto bello, un bambino che trattiene un palloncino il palloncino però è composto da una fotografia che riproduce degli acini d'uva che diventano a questo punto dei palloncini, ed è una cosa veramente molto originale. La malattia, come la guerra, non si vince con la disperazione, ma con la speranza. E niente infonde più speranza di una fiaba. E trovare la Parole speranza. sante, sì. Parole sante, però per Sì. attraversare. Matteo Losa, sono parole sante, certo, però per attraversare il senso, proprio come significato e anche come direzione di quel palloncino a cui facevo riferimento poco fa in copertina. Un palloncino che ci porta a volare in un chissà dove, in un altrove, però qui il dato di fondo è uno solo, non per ripiegarci subito sulla malattia, ma il dato di fondo è questo, che dalla malattia si deve risalire, comunque sia, si deve trovare la forza, e trovare la forza nella leggerezza di una fiaba, che è come la leggerezza di un palloncino. Credo che sia una chiave di lettura che non vale solamente per i bambini. Certo, per i bambini No, questo è bravissimo. importantissimo, ma vale anche io leggendo queste storie, veramente mi sono ritrovato nelle parole che Matteo Losa ci propone anche nel capitolo preparazione alla lettura, perché qui c'è anche una preparazione ed è molto bella questa parte propedeutica per rendere ancora. Non è un libro difficile, dicendo questo, la preparazione alla lettura, è un libro semplicissimo, ma la dote della semplicità profonda. Grazie, grazie di cuore perché è esattamente il senso che do io alla fiaba, nel senso che la fiaba è immortale e è una cosa molto leggera, ma di una leggerezza profonda. Alla fine il senso della fiaba è quello di insegnare una via per comprendere, affrontare una determinata avversità, che nel mio caso è la malattia, però non lo è per tutti, ognuno ha la propria, può essere un momento difficile sul lavoro, una rottura sentimentale. Ecco, la fiaba insegna come affrontare, come comprendere un'avversità e affrontarla di conseguenza con in ambientazioni davvero straordinarie che danno a questi insegnamenti un respiro leggero e quindi piacevole da leggere. Un respiro leggero, però per avere il respiro leggero, Matteo Losa, bisogna allenarlo il respiro, bisogna allenarlo. E per Sì, allenare il respiro, quotidianamente. serve anche immergersi nella lettura di queste fiabe. Ho aperto proprio la pagina dove c'è scritto che questo libro, tra le altre cose, vuole essere un sostegno alle fidanzate cui toccherà decidere se amare un amore con la scadenza o andare via, per esempio. E questo è un amore grande, eh? Un amore Sì. che non è un amore patinato, un amore plastico, sintetico come quello che sentiamo raccontato. Quello è un amore che vive di sorrisi, ma anche qui l'allenamento al respiro della vita è un allenamento molto forte. Sì, assolutamente. Banalmente,
questa è proprio la storia della mia vita, perché io sono malato da 11 anni e da che ho iniziato sto con la mia ragazza, che quindi, come dici tu, ha scelto di starmi vicino nonostante tutto, ed è un amore davvero forte, non patinato ma con radici ben profonde, ben piantate nel terreno. Leggo in quarta di copertina che Matteo Loso è un giornalista, scrittore, fotografo e da più di 10 anni è impegnato nella sua lotta personale con la malattia. Grazie al progetto hashtag Fiabe contro il cancro ha organizzato un fundraising, cioè una raccolta fondi, con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, raccontando giorno per giorno le sue avventure sulla pagina Facebook Fairy Tales. Ecco, è un appuntamento quotidiano con i tuoi lettori e chi segue giorno dopo giorno il cammino di una persona, ma il cammino anche di una malattia che speriamo invece che sia un cammino a ritroso. Quello è sempre il grande desiderio, ed è il grande desiderio anche di leggere questo libro, che non è da leggere se si ha qualche cosa che non va nella vita, è da leggere punto e basta, anche se non si è bambini, anche se non si è malati, come leggo qui in quarte di copertina. Ecco, adesso andiamo a scoprire che cosa sono, quali sono queste storie, Matteo Loso. Sono non fiabe, classiche, quindi stile Fratelli Grimm, per intenderci, perché per me la fiaba è proprio quella dal sapore antico, non vecchio. Quindi una fiaba che ci riporta un po' bambini, però come dici tu e come deve essere la fiaba, è una fiaba dedicata a tutti, tanto ai bambini quanto agli adulti. Quindi su questo mi sono sforzato molto, di riuscire a trovare uno stile di scrittura dal sapore antico, però che fosse abbastanza semplice da essere compreso dai bambini, ma abbastanza intenso perché sia, insomma, piacevole anche per un adulto. Ma andiamo indietro nel tempo, Matteo Loso. Qual era la fiaba cui si era più affezionati da bambini per te? Per me sicuramente Il soldatino di stagno di Andersen, perché è un inno alla resilienza, un termine che quest'anno va molto di moda e che ho fatto mio nel corso degli anni. Quindi è la storia di questo soldatino che non ha una gamba, quindi ha già la difficoltà di base di rimanere in piedi. Oltre a questo cerca anche di conquistarsi una vita e l'amore della ballerina di carta, che è, insomma, cosa da pochi, diciamo così, era il giocattolo più ambito della schiera di quella fiaba. Lui, nonostante le sue difficoltà di partenza, aveva la forza di stare in piedi e la forza di sognare qualcosa di grande, quindi è sicuramente la storia della mia vita. Matteo Loso, c'è il libro a portata di mano per caso? Sì. Il libro Piccole fiabe per grandi guerrieri. E adesso vogliamo ascoltare come comincia una di quelle 9 storie di questo libro, ricordiamo, edizioni Mondadori, un libro che quando entrate in libreria non potete non fare a meno di notarlo, perché vi viene incontro, è giallo e veramente, poi c'è questo bambino che tiene su questo palloncino fatto di acidi d'uva, che è una cosa straordinaria proprio. Allora, quale storia leggiamo nel suo inizio, Matteo Loso? Beh, io proporrei Il criceto pettirosso, perché ma certo, è un po' la rappresentazione di quel che parlavamo prima, della forza di una ragazza di scegliere un amore a scadenza, ecco. Quindi, tanto per rimanere in tema, opterei per quella. Una storia tra le più delicate questa, Il criceto pettirosso, e noi ascoltiamo come comincia. Prego, Matteo Loso. Tanto tempo fa, molto molto lontano da qui, c'era un regno. D'autunno vi si svolgeva la più grande fiera del bestiame che si fosse mai vista, conosciuta fino ai 4 angoli della terra. Vi accorrevano mercanti con animali di ogni specie, tanto che per quei giorni all'anno pareva di stare sull'arca di Noè. Tutti insieme si ritrovavano l'upupa e la gabbianella, lo stallone e l'asinella, la gazzella e il leone, la mucca e il caprone, la bertuccia e la genetta, l'alpaca e la capretta, poi il kiwi e lo zebù, e a nominarli tutti non si finisce più. E a nominarli tutti non si finisce più, e questo è proprio il valore della fiaba ad alta voce. Sono storie che
anche se le leggiamo da soli, leggiamocele a mezza voce perché acquistano sicuramente un altro significato, ancora più bello. E quindi ed è bello leggerle ad alta voce, leggerle per se stessi, ma soprattutto leggerle per gli altri. Il gigante Vitorzoluto, legato alla lungimiranza e alla testardaggine. Ogni storia ha delle parole legate, quindi alla sorpresa. Il criceto pettiroso che abbiamo ascoltato nel suo inizio, legato al coraggio, al pregiudizio e alla paura. Però raccontare la paura, prima dicevo la parola discrezione, no? Raccontare la paura in questo senso molto leggero, bisogna avere anche una bella forza, Matteo Losa. Sì, diciamo che la fiaba aiuta, la metafora fiabesca aiuta anche me per tirar fuori delle paure che dette, insomma, ad alta voce, senza l'utilizzo di queste metafore, farebbero davvero rabbrividire. E quindi, come dici tu, la metafora fiabesca, quindi usare il criceto pettiroso o altri personaggi stereotipi tipici della fiaba, aiuta a parlare di cose molto profonde, molto delicate, però con una leggerezza quasi irreale, che insomma aiuta ad alleviare un po' la tensione di chi ci è dentro da sempre. La tensione di chi c'è dentro, non abbiamo ancora nominato quella parola, perché è una parola pesante, Matteo Losa, una parola Molto. dura, è una parola che forse è facile pronunciare, ma quando la pronunci e la vivi, è una parola molto difficile, molto complessa. La parola è quella del cancro. Sì, adesso tu. Cade la comunicazione perché È una sì, parola fa molto. profonda perché è una parola che cambia prospettiva, non solo dal punto di vista proprio della situazione personale, ma sembra una parola che sia così lontana, che è così lontana dalla parola fiaba, dove tutto può essere interpretato in una finzione, quando invece la fiaba rappresenta veramente, perché se noi leggiamo queste nuove storie, capiamo esattamente qual è anche il senso del dolore, della difficoltà e della malattia, Matteo Losa. Sì, la cosa insomma bella, poi mi direte anche voi, quella che mi è piaciuto fare in questo libro e credo sia riuscito anche molto bene, è proprio mixare il profondo dolore che io vivo quotidianamente, molte persone come me vivono, con questa metafora fiabesca che permette a chi non ci è dentro di leggere delle storie piacevoli, magari nemmeno riconoscendoci dentro la malattia. E questo è il modo migliore per parlare a tutti e raggiungere il cuore di sempre più persone. Chi sono i grandi guerrieri, Matteo Losa? I grandi guerrieri sono quelli che credono nei propri sogni, fondamentalmente, e nella possibilità di realizzarli, che usando insomma un riferimento alla fiaba, che credono in un lieto fine, ma hanno la consapevolezza che il lieto fine non piove giù dal cielo, ma bisogna lottare per conquistarselo E credo che sia quotidianamente. un bel regalo di fine anno prendere in mano questo libro e poi non importa in quale periodo dell'anno e cominciare a leggere o leggere a qualcuno, piccolo o grande che sia, non importa, una di queste storie o tante di queste storie dal libro Piccole fiabe per grandi guerrieri. Prima di salutarci, Matteo Losa, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ho preso il nuovo libro di Murakami, quello, aspetta che lo estraggo dalla borsa perché l'ho preso proprio Benissimo, ieri per il mio allora compleanno. l'hai preso ieri per il compleanno di chi? Mio, Ah, sì, quindi ieri era il mio compleanno, quindi mi sono regalato il Ranocchio Salvatokyo ecco, quindi di Haruki Murakami, un bel di Uehomi, i regalo, suoi racconti, sì. regalarsi un libro, Matteo, in ogni modo. E Sì. visto che c'è il libro a portata di mano, a questo punto non possiamo non ascoltare l'inizio di questo libro. Aspetta, è incelofanato. Ah, quindi Perché? riusciamo anche a far aprire il libro dal cellophane da parte di Matteo Losa, niente meno. Ma è Momento. possibile oppure doveva essere incartato? Doveva essere. No, no.
A questo No, punto doveva essere letto, lo anticipiamo nella lettura e nell'apertura. È sempre un po' difficile a volte aprire il cellophane, lo ammetto, e io trovo difficoltà. Avevo molta più sì, perché è un difficoltà, momento catartico. sì, la difficoltà maggiore l'avevo quando dovevo aprire i CD nel il cellophane, era una cosa terribile proprio. Era veramente una cosa fatta tutt'uno insieme con la plastica. E adesso andiamo a ascoltare a chiusura di questa breve conversazione con Matteo Losa come comincia questo libro che si è regalato per il suo compleanno, il libro di Murakami. Prego, Matteo. Quando Katajiri rientrò nel suo appartamento, ad attenderlo c'era un ranocchio gigante. Eretto sulle zampe posteriori, superava i 2 metri e appena anche un fisico massiccio. Katajiri, alto appena 1,60 e mingherlino, si sentì sopraffatto dal suo aspetto imponente. «Mi chiami Ranocchio», disse il ranocchio con voce stentorea. E così E inizia, così e poi... comincia, mi chiami Ranocchio, e poi c'è uno sviluppo straordinario che lasciamo ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori. Ma intanto, prima di salutare Matteo Loso, vorrei ricordare questo libro, La malattia come la guerra non si vince con la disperazione ma con la speranza, e niente in fondo è più speranza di una fiaba. Piccole fiabe per grandi guerrieri, e andate sulle pagine Facebook di Matteo Loso, Fairy Tales, e seguiamo il progetto hashtag Fiabe contro il cancro. Grazie ancora per le belle parole scritte e dette da Matteo Losa. Grazie Grazie mille ancora. a voi. A A presto. presto.